Enjoy Montale, il programma di Radio Montale. Eccoci qui, siamo tornati su Radio Montale, vi presentiamo questa seconda puntata del nostro podcast Rap Italiano. Io sono Lorenzo Stancolli, sono in compagnia di Gabriele e di Andrea. Ciao, come state? Buongiorno, buon pomeriggio. No, buongiorno a tutti. Io sto bene, voi? Tutto a posto, dai. Tutto a posto, ce la caviamo tra le insidie della scuola, le lezioni che... e dell'università, e quindi oggi lo scoprirete tra poco che cosa andremo a fare, va? Non ve lo voglio, far no spoiler. Gustare così. Ci eravamo lasciati con Bassi Maestro e il primo rap, vediamo che ascoltiamo oggi. Sei. Rimo da quando i frati rubavano il Bullrich. Mi trovi in strada con me finte Gucci. Euro e morale, modello Ricucci. La ganga ti cracca, tu scappa Gaucci. In bocca una torcia più grossa che alle Olimpiadi. Le sere più pese di Odissei Iliadi. Creme della creme, sto troppo lontano fra Nicaragua. Grille agitate come le maracas, ci assalgono come la notte a Caracas. Ho fatto un incubo, zio, ero te. Sto senza Dio ma ho due etti con me. La situa è cara, fra il tuo click non spara. Questa è la rivoluzione, senti c'è Guevara. E a sta scrilla gli piaccio anche più di Scamarcio. Guardami fare la pila finché poi la straccio. S-Benz e sono furti da record. Contatti sotto cruscotto mentre muovo le major. Nato senza privilegio, ho solo toni di spregio. Lipo di OGO. Mi vedi in fretta e ne cerchi le casuali. Dalla strada a fare affari finché voli alle Baleari. E non prevede comprare per andare alla pari. Se poi l'inchiostro scende dalle impronte digitali. Legge di strada si fa, non la si studia. Nemmeno licenza media, già creo gli articoli media. Poi le volanti mi assediano. Abbasso il tono finché libero Pandora dal dorso di Crono. Oggi epici ma resto in giro con gli amici. Che hanno grammi in tasca e parlano sgrammaticati. E da via Fossi che assalto sti blindati, aspetto sbirri, armato come un Game Boy. Tu sei big in casa, noi big in plaza. Fai VIP nei siti, noi VIP nella city. Parla doco, can, senti bom bom trap. Questa è droga, rap, puro Bogotà. Tu sei big in casa, noi big in plaza. Fai VIP nei siti, noi VIP nella city. Parla doco, can, senti bom bom trap. Questa è droga, rap, puro Bogotà. Se vivo a Milano da quando Dio m'ha sputato qua giù, finché il cuore non batte più, dalla strada nella TV. Sì, déjà vu, se vi sento rimare solo di bamba. Zio, ho fatto il coca rap prima dei rapper ad Atlanta. E fra, non perdo tempo col computer, no, firmo le ricevute. Da quando sono il king come Martin Luther. Non metto sogni nel salario, se li amo troppo sbaglio. Li possiedo sti soldi, non il contrario. Fra, ti sento e vali zero come palle di sputa. Sì, come un colpo nella canna con la sicura premuta. E fra, non vuoi le regole, allora si senza remore. Dogolandia, sì, il senso di colpa fai buchi al femore. A Milano mi chiamano il fuori classe, fra, perché già da ragazzino stavo fuori dalla classe. Mio Dio, sporchi crimini nella mia bio. Fanculo Tony Montana, fra il mondo è mio, zio. Allerta sempre, i muri hanno le orecchie. Dammi un 5 con la merce dentro e fingi niente, zio, anche all'aperto. Le colline hanno gli occhi, vigile nel traffico, non c'entra la patente. Buona l'erba, decollo come su un Harrier. Da guerra, squalo di terra, Bull Terrier. Puro Bogotà, il Gleb Dogo, siamo tornati e appunto forse avete intuito di che cosa oggi andremo a parlare. I primi anni 2000, Gleb Dogo e Marrakesh e Fabri Fibra, iniziamo proprio con questo gruppo. I Dogo sono attualmente forse il più grande monumento che c'è nel rap italiano. È un trio composto da due rapper e un produttore, rapper slash monumenti proprio come Jake La Furia e non Jack La Furia, Gue Pequeño e non Gue Pequeño, e il produttore Don Joe, che è uno dei padri dei producer attuali. Loro sono nati nei primi anni 2000, ma datazioni un po' così contorte, perché alle Iene in un'intervista dissero proprio loro 99, 2000, 2002, in tre dissero tre date diverse, e questo è molto strano. Però possiamo collocarli nei primi anni 2000. Il loro grande successo è dovuto soprattutto all'aver preso l'attitudine hip hop di strada americana, presa e riportata e collocata in un contesto italiano. Quindi, se prima, come abbiamo detto l'altra volta con Frankie High Energy, il rap era molto politicizzato, molto sociale, adesso abbiamo un rap talvolta fine a se stesso, ma che è hip hop. Quindi, che prende tutte e quattro le arti più classiche dell'hip hop, che sono
il rap, il writing, lo scratching e il breaking, e li riporta qui in Italia. Una menzione d'onore va fatta al Muretto, che è un luogo sacro. Purtroppo oggi davanti al Muretto sorge Footlocker, che purtroppo il progresso non si può fermare, ed è un luogo per Milano veramente, ma sacro forse anche poco, perché là si viveva l'hip hop, là si sono conosciuti Gue Pequeno e Marrakech, di cui poi parleremo dopo. Quindi gente come Mischilla c'è nata, ci faceva freestyle, Lazza, tutta questa gente qua che oggi comanda le classifiche. Che sarebbe un quartiere? No, è proprio una zona. Una ci zona. Sono vari quartieri, c'è il Muretto, che è una sorta di quadrato, e là ci si vedeva per fare break, per fare beatbox, quindi freestyle. Certo. Si viveva e proprio l'hip hop, che però è probabilmente un hip hop diverso da quello americano, perché è un po' più edulcorato, se vogliamo, un po' più influenzato, diciamo. Più che influenzato, no, volevo proprio dire che è più tranquillo, perché se negli Stati Uniti proprio arrivano a uccidersi per determinati pensieri, in Italia per fortuna non succede per ora, e speriamo che non succederà mai. E cosa volevo dire? Mi sono perso una cosa. Ah sì, certo, che i due rapper che fanno parte dei Club Dogo hanno pubblicato svariati dischi negli anni, ma specialmente Gue Pequeno, perché ha avuto una carriera solista molto più ampia. Jack La Furia ha pubblicato soltanto due dischi nel 2015 e poco prima, mentre Gue dal 2016 non perde un anno, ogni anno pubblica qualcosa. Esatto. Però con i Club Dogo hanno iniziato pubblicando Mi Fist, cult, pilastro del rap italiano, fino dal 2003 fino al 2014, pubblicando 7 dischi, e l'ultimo si chiama Non siamo più quelli di Mi Fisto. Quindi è una sorta di cerchio che si chiude. Cerchio, certo. Esatto. E la cosa bella è che poi nel 2014, come tutti sappiamo, non si sciolgono, però si prendono una pausa. Sono attualmente in pausa, ma... Quindi non sono sciolti. Non sono sciolti, perché in molte interviste ritorna la storia della reunion, e non so se avete visto il video di Infinity Love, mm-hmm, di Marra. Sì. E li prende insieme, stanno insieme. Qualche messaggino di una reunion che porterebbe... Tra l'altro ne parleremo dopo del video, perché è proprio il tema principale del video, mia, è l'amicizia. Hai detto Infinite Love? Oh, ma è quella che sta in cuffia per caso? Quella che sta in sottofondo? E quindi è una reunion che potrebbe essere veramente una boccata d'aria fresca. Non esiste rapper, diciamo, fra i 30 anni, comunque giovane, che... alla domanda qual è il tuo rapper preferito o quali sono i tuoi rapper preferiti non mette almeno uno tra Jake e Gue. Non esiste, non c'è. E questa era Milano, incarnato nello spirito Dogo. Ancora Milano, perché abbiamo detto ancora, no, Milano, volta è bassi maestro Milano. Sì, ma è fondamentale, cioè, fondamentale. Che poi prima di Club Dogo, di Dogo Gang, di cui fa parte anche Marra, c'era Sacre Scuole, un altro gruppo nel quale faceva parte anche D'Argent Amico, che abbiamo visto poco fa, sì, a Sanremo in realtà. Quindi era un gruppo vasto, e lo stesso Jake La Furia disse in un'intervista con il buon Dichele che... ma tu scrivi tutti i giorni? che è stata molto importante per Milano, perché sono diventati gli idoli delle persone di strada, del fattorino, del pizzettaio. Fantastico. E ultima cosa, ma non per importanza, il grande cambiamento che hanno fatto i Dogo è portare dal politico alla strada, e quindi per edulcorarlo, come ha detto Jack La Furia, non si rimorchiava mai, e invece, come ha detto Gue, il famoso rap scaccia ragazze. Per capirci, ok? Ok, questa sottigliezza... Ma fantastico, quando l'hanno detto mi sono ammazzato le risate. E Gue, tra l'altro, ha avuto un'ampia carriera da solista, come dicevamo, e come diremo poi tra poco, anche un album, un joint album con Marra. 2016, Santeria, che è diventato un classico, un pilastro del rap italiano. E adesso ce lo andiamo ad ascoltare, proprio uno dei pezzi principali, che è Salvador Dalì, proprio con Marrakech. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in gironi infernali, sono impazzito a dipingere quadri. Salvador Dalì, Salvador Dalì, Dalì.
Mettiti un antiproiettile Armani, flettiti e schiva sti rettili infami. Noi guideremo una zonda pagani, pieni di sensi di colpa cristiani. Tattoo sulle mani e tute Nike, opere d'arte al Guggenheim. Viola che piovono e pute tai, bacia il microfono e boom bye bye. Ho una ragazza di periferia, culo nei leggings, dimensione danza. Quel perché il jefe con megafilia, io la mia sofisticata ignoranza. Mi faccio pregare Osiride, importa che resto nel burro, che importa se ho liriche. Bife dell'uomo sul piatto, che importa se ho critiche. Tipe di tutti i colori, dentro una suite allo Sheraton. Una nera, un'indiana e una bianca, come la pubblicità della Benetton. Brindo che sei tornato a casa, il caso se l'è mangiato. Il nostro avvocato era molto affamato, orato e avvocato su un piatto dorato. Taglio le nuvole sopra un privato, la vita privata pirata ben oltre la musica. Cenari un poco irritata che io fosse assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto. Albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro in infernali, sono impazzito a dipingere quadri. Salvador Dali, Salvador Dali. Da lì mi alzavo presto e spostavo i bancali, ora che sposto su conti bancari. Mentre correvo in giro in infernali, sono impazzito a dipingere quadri. Salvador Dali, Salvador Dali. Da lì, per non farmi legare illegale, consiglia negare il legame illegale. Lei mi piglia giù sotto la lingua, fra pappa reale e un pappa reale. Tipo Don Riverito, il tuo tipo rovino, quel suo bel sorriso colgate. Crudi qua, crudi là, chiudi qua, crudeltà, crudità, sono un genio del mare. In una villa pignolata, bevo una pigna colata, aspettando sta busti che fai così nuova, che ancora in cielo fanata. Lei che con due carezze scioglie l'Antartide, porta gente scende da belle macchine. Guarda come vivo, fra sembravo un marocchino, ora sembro un marocchino ricco. Macchine che guido, fra guidavo un Audi già da prima, mi pagassero per dirlo. Scaccio l'ansia con una vacanza dove l'acqua è così calda che mi asciugo in acqua. Non l'estate addosso però brillo, perché addosso 20k di orologio giacca. Ho dovuto fare tarantelle, perché da ste parti la pace non vende. Non mi fate un cazzo che a ventenne, alla sua taglia avevo già fatto due guerre. Mischio medicine dottor House, però nel senso che mi curo in casa. Come Faust, con l'anima tagliata, ascolto non la tagliata. Siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro in infernali, sono impazzito a dipingere quadri. Salvador Dalì, Salvador Dalì, Gue Pequeño e Marrakesh, e appunto i due nomi, due pilastri del rap, no? Italiano. Marra si autodefinisce il king del rap, si è autodefinito così in un album del 2011. E viene definito così anche da tutti gli altri rapper della scena italiana, probabilmente. Ma attualmente credo ci sia veramente poca competizione per quanto mi riguarda. Tra l'altro Marra, appunto, partendo proprio dai primordi della sua carriera, lui nasce con l'influenza dei Metallica e degli 883, quindi influenza, diciamo, rock, chiamiamola così. E il suo esordio nella carriera di rap parte dal 2005 con un mixtape insieme alla Dogo Gang, che si chiama Roccia Music, e tra l'altro chiamerà la sua etichetta proprio Roccia Music, con Sciablo, mi pare. Esattamente. E un'etichetta molto importante, perché lancerà Achille Lauro. Quindi questo non lo sapevo. Il primo a entrare nell'etichetta di Roccia Music sarà Achille Lauro, e verrà lanciato da discreto successo, ecco. Da Marra e da Sciablo viene lanciato, quindi niente male, possiamo dire. E prima però di creare questa etichetta, firma con Universal e lancia il suo primo album da solista proprio, che è Marrakesh, l'album omonimo. Nel 2010, poi nel 2011 fa uscire due album consecutivi, quindi sono fin qui tutto bene, e proprio King the Rap che dicevamo prima. E nel 2016 e 2015 lancia due altri album, che sono Status e Santeria. Santeria è il più importante, penso, di probabilmente di forse prima di Persona e Noi Loro Gli Altri, sì. Perché questi due io credo che possano veramente essere i colossi. Sì, sono due classici forse. C'è una piccola curiosità tra Fibra e Marra: entrambi hanno firmato per Universal. In un'intervista insieme hanno detto che avevano dei contratti terribili, e gli ultimi due dischi di Fabri Fibra li ha fatti molto riempitivi, perché voleva far cadere il contratto con i dischi che aveva da contratto. E poi da Fenomeno in poi il contratto è buono, e quindi mi impegno di più. Praticamente ha detto questo. No, ma è una cosa fantastica. Dicevamo, comunque, nel 2016 esce Santeria con Gue,
i pezzi principali sono due veramente classiconi del rap italiano, sono, abbiamo sentito Salvatore Dalì e Nulla Accade. Troviamo collaborazioni molto importanti con Neffa e altri artisti di grande calibro del rap italiano. Nel 2019 esce, come dicevamo prima, un classicone che è Persona, mamma, un album che disco importantissimo, e diventa subito appunto un album di fondamentale importanza per il rap italiano. Viene addirittura definito da Rolling Stone l'album dell'anno, quindi un successore. All'inizio di Noi Loro Gli Altri dice: sono al quinto platino e so che non è l'ultimo, sono al quinto platino e non sono ultimo. Tra l'altro, infatti, l'album debutta primissimo in classifica FIMI e 9 brani su 10 debuttano nella top 10 in classifica FIMI. Mi pare che siano tutti certificati. Tutti e 15 gli album sono certificati almeno oro, ma molti, ma tantissimi platino ci sono. 2021 esce l'ultimo album di Marra, quindi Noi Loro Gli Altri, che abbiamo sentito penso tutti nell'ultimo periodo, e tra cui abbiamo sentito prima Infinity Love, la canzone con Gue, che è rimasta al primo posto di fila per primo posto per 5 settimane di fila, quindi veramente. E che il tema dell'amicizia lo prende, lo sfiscera completamente, lo si vede nel video, dicevamo prima, le tutte le zone di Milano, va bellissimo. Tra l'altro bella anche la base, che è un campionamento di Infinity di Guro Josh, e appunto parla di amicizia, amore, temi molto, molto importanti per Marra, forse. La famosa bromance, quella che viene, l'amicizia che ti prendi, che ti viene con le persone con le quali vivi la strada e il tuo disagio personale. Tra l'altro, ricollegandoci a quello, nella copertina del disco c'è la storia di Elodie legata appunto a Marra. Infatti si vede la ex di Marra che, nonostante una rottura improvvisa, è stata proprio lasciata, deciso di tenere, perché ha detto: è importante per me, per la storia e per la nascita di questo disco, la voglio tenere, così come la canzone Crazy Love. E tra l'altro aveva aiutato molto nella produzione, lo dico, la produzione, nella stesura dei testi aveva aiutato molto. Molti vocalizzi sono suoi. Tra l'altro, in questi album troviamo diverse collaborazioni con artisti di importanza veramente assurda nel rap italiano: Neffa, Jake La Furia e l'amicizia con Fabri Fibra, che volevamo parlare. È un amicissimo di Fibra, e Fabri Fibra che a questo punto ne parliamo, perché anche lui agli inizi degli anni 90, ma già nel 90, cioè già negli anni 90 lo inizia a produrre. Pseudonimo di Fabrizio Tarducci, esordisce proprio a metà degli anni 90 e all'inizio fa parte di alcuni gruppi, ad esempio Uomini di Mare, yes, e Custodi del Tempo. Però debutta come solista appunto nei primi anni 2000, nel 2002, con l'album Turbe Giovanili. La sua svolta, diciamo, significativa è nel 2004, il buon Mister Simpatia, album che lo fa svoltare e ovviamente lascia il marchio nella musica e nel rap italiano. Un disco crudissimo. Infatti, però, parecchie controversie. Ma proprio crudo. Io l'ho sentito l'ho risentito un paio di settimane fa ed è. Dice tutto quello che non si deve dire e lo dice, ed è fantastico. E tra l'altro, questa che mi dici tu, Andrea, è una caratteristica di Fabri Fibra, perché una delle sue peculiarità che più mi piacciono è proprio la sua capacità che ha di inserirsi nel tempo, no? Nella storia del momento, il contesto, e di portarne le sfaccettature che non si vedono, no? Spesso la società ci vuole far vedere alcune cose e Fibra è abile molto e con pochi veli, perché così dovrebbe fare il rap. Esatto, questa è proprio la caratteristica del rap, che tra l'altro lo fa sentire lui stesso, dice: quello che mi fa sentire, no, la musica, quando io ho una musica cruda sotto dico una cosa, quando c'è una musica sentimentale, no, ne dico un'altra. Erano le due sfaccettature di cui abbiamo parlato l'altra volta: suoni più dolci, argomentazioni più personali, più intime, più conscious. Molto versatile, dal commerciale ai temi crudissimi. Sì, canzoni come Tranne Te, che abbiamo sentito un miliardo di volte, ad altre, o anche Pamplona fenomeno, quello che stiamo ascoltando. Dicevamo appunto che nel 2006 poi esce Tradimento, l'album Tradimento, che comunque ancora una volta è un passo decisivo nella sua carriera. Poi a seguire abbiamo gli album Bugiardo, Chi vuole essere Fabri Fibra, Controcultura, Guerra e Pace, fino ad arrivare nel 2017 a
Fenomeno, che è un album importante. Molto perché? Bello. Perché diciamo in qualche modo lo fa tornare nella popolarità dopo diversi anni. E è un album molto apprezzato anche da chi di rap non ci capisce tanto, oppure che non lo seguiva tanto. Ed è un album che ovviamente lo porta in cima alle classifiche. E l'album poi diciamo gli album successivi non ce ne sono stati fino a qualche giorno. Siamo proprio in questi tempi, l'abbiamo 5 anni di fermo. 5 anni fermo, perché mi pare che il Fenomeno uscì verso la primavera 2017. Ma proprio la primavera, siamo quasi in primavera del 2022, sono 5 anni pieni. Io e sono noi, speriamo che sia valsa la pena. Noi di Radio Montale non potevamo non intercettare questo momento, giusto? Abbiamo intercettato la settimana prima. Esce tra una settimana, 18 marzo, questo ultimo album, Chaos. Ultimo, aspetta, nel senso questo ultimo album, l'ultimo di produzione, no? L'ultimo di produzione, ecco. No, è giovane, del 76, cioè 45 sì. anni. Ovviamente dai. Attesissimo. Poi vabbè, di Fibra potremmo dire mille cose. Ha venduto oltre 1 milione di copie, ha vinto tantissimi premi, dischi d'oro, di platino, multiplatino e così via. Storia non solo del rap italiano, ma proprio della musica italiana. Ma sì, ma quello senza dubbio. Perché poi c'era molte volte su internet il meme, no? Che tua madre non conosce un rapper, Fabri Fibra. Anche questo è indicativo, comunque, quanto è entrato nell'immaginario di tutti, dei ragazzi a cui il rap è solitamente rivolto, anche gli adulti, con Applausi per Fibra, Bugiardo, le canzoni più note anche, Tranne te, sì. Tutte queste qua, comunque Pamplona, come hai detto prima, che ha fatto 3-4 platini, non lo so, ma quando uno ha i numeri e i colpi, fa questo. E poi quindi adesso, come non possiamo ascoltarci proprio Fabri Fibra, concludere questa bellissima puntata, abbiamo trascorso ancora una volta del tempo insieme, ci vediamo ancora una prossima volta. Sono tornato come raffreddore, sulla base che conosci porto altre storie. Ho fatto la pula bussò, era 10 anni fa, e ancora vedi è un argomento d'attualità. Sarà perché non se ne parla mai come si deve, sarà perché la gente riconosce il male e il bene, sarà perché non lo so, frate, non lo so, ma quando fumo il conto va in rosso. Prendo la macchina, giro la curva e faccio il pieno di ganja. Occhio perché se becco la pattuglia mi mangia. Come finisce questa storia già lo sai, te ne racconta un'altra qui mio amico Jamie Ty. Camminavo con in mano una birra, merda non ho fatto neanche tempo a finirla. Che suonano polizia, Roma Nord, indovina nelle tasche che ci trovano. 2G, 2 cime verdi, Davide siamo contenti di vederti. La testa che mi sfasa, la macchina sgasa. Senti, e se andiamo a casa? Mamma mi dispiace ma sto arrivando, di busso alla porta col carabinieri. Spero che almeno stavolta ha tolto dal portacenere la canna di ieri. Siamo arrivati a senza tanti misteri. Mi ammanettano e mi dico, la morale che non smetterò mai, e lei ancora mi aiuta a fargli a fette col mai. Bella Fab, bella. Questi entrano come i ladri. Oh, sono Davide, mi apri. E la pula bussò, e la pula bussò, chi si mette male. E la pula bussò, meglio di no, meglio di no. E la pula bussò, e la pula bussò, chi si mette male. E la pula bussò, meglio di no, meglio di no. E la pula bussò. C'è Andrea che fa su e giù, su e giù. Com'è che fa così, Andrea? Rimbalza la testa al ritmo di basso. Perché? E la pula bussò, Jamie Tights. Perché se ascolti una canzone del genere, una canzone rap, e non muovi la testa, le famose teste mobili di cui parla anche Fabri Fibra, non stai ascoltando su rap. E giù, su e giù. E noi vi ringraziamo per essere stati ancora una volta con noi. Abbiamo parlato Club Dogo, Fibra, Marra, Fibra. Ci vediamo la prossima puntata. Sentite già l'odorino, c'è qualcosa. L'abbiamo ascoltato un pochino, che dai. Friccica, uno di quelli di cui parleremo friccica. L'ho sentito recentemente. Forse non vi diciamo niente perché voglio far venire l'acquolina in bocca. Piccolo spoiler, nessuno gli chiede come sta.
Nessuno glielo chiede. Non gliel'hanno mai chiesto. Non gliel'hanno mai chiesto. E lui continua, tra l'altro. Come sta? Gli chiedono le foto e lui si arrabbia. Tra l'altro, non c'ha ancora la patente. O sbaglio? È vero, non c'ha la patente. Va a vedere Vitesse Roma. Ragazzi, ringrazio Andrea per essere stato con noi. Ringrazio Gabriele. Grazie a voi. Vi salutiamo da Radio Montale. Alla prossima. Ciao. Montale, il programma di Radio Montale.